Il dottor Davide Bisogno vi aspetta in via Starza 27 a Cava dei Tirreni. Ci hanno messo qualcosa in più gli avversari, chiaramente la responsabilità del sottoscritto, perché non siamo riusciti in questi 2-3 giorni a trasferire quella che è la componente principale per portare a casa una partita del genere a cospetto di un avversario che aveva qualche difficoltà di troppo e non ne abbiamo approfittato. Quindi è anche riduttivo parlare di aspetti tecnici, tattici, per quanto mi riguarda, che chiaramente avranno potuto incidere, però ecco, ripeto, a cospetto di una squadra che è l'avversario, che sta vivendo un momento difficile di cambi e di situazioni un po' altalenanti, avevamo l'obbligo di fare di più. Il discorso dei quattro attaccanti, secondo me, era un modo per impensierirli ed è successo poi fondamentalmente, perché al di là del gol subito inizialmente, poi la squadra è cresciuta nel primo tempo, nel fraseggio, in quelle che erano le manovre, però ripeto, poi è mancata quella cinicità, quella cattiveria di fare gol, insomma di essere più efficaci. Il secondo tempo, ripeto, ho provato in qualche modo a dare freschezza, a togliere giocatori che come Bacio erano in discussione dall'inizio perché comunque aveva speso tanto domenica, aveva anche un problemino al ginocchio. Lo stesso Banegas aveva intenzione di toglierlo un po' prima perché aveva speso tanto, però poi nel gol subito abbiamo cambiato strategia. E, ripeto, anche qui secondo me è una componente che ha inciso fino ad un certo punto, però nel complesso, avendo una rosa a disposizione di questo genere, al cospetto di un avversario in difficoltà, potevamo e dovevamo fare molto di più. Avete battuto la capolista, Sì, per noi sicuramente una vittoria importantissima, soprattutto per la classifica che ci permette di stare fuori da play-out, e poi sappiamo tutti l'importanza di questa partita per la città, per la tifoseria, e sicuramente una vittoria importante. Da questo punto di vista siamo molto contenti, sono molto contento per i ragazzi. E devo dire che anche oggi abbiamo messo anche tanto equilibrio, tanta testa, abbiamo tenuto botta contro, secondo me, la squadra più forte del campionato. Credo che la Cavese abbia due giocatori per ruolo, soprattutto lì davanti a tante scelte, giocatori molto forti, e quindi sicuramente rispetto a quello che abbiamo preparato, il campo ci ha dato quelle risposte che volevamo.